Signorina, si chiede cosa ci faccia un prisma in un bookshop, eh? Beh, le potrei rispondere che questo non è un bookshop qualsiasi e chiudere la faccenda. Ma oggi mi sento particolarmente illuminante e potrei darle qualche spiegazione in più. Eh già, perché per comprendere a fondo la mostra Bellotto e Canaletto, lo stupore e la luce alle Gallerie d'Italia a Milano, è necessario approfondire il contesto culturale in cui i due artisti hanno lavorato, quello dell'illuminismo. E che cosa c'entra il prisma? Venga, venga con me nel Bookshop delle Meraviglie! Il luogo dove io, Apollo, dopo aver appeso al chiodo il carro del sole, ho potuto finalmente dedicarmi a ciò che so fare meglio, il dio delle arti. Ho raccolto oggetti dallo straordinario potere, quello di mostrare il mondo dei grandi artisti di ogni tempo. E sono tutti qui, nel Bookshop delle Meraviglie. Âge de Lumière, Enlightenment, Aufklärung. Il Settecento è il secolo dei lumi. Tutto in quest'epoca viene ricondotto a un'ideale vittoria della luce, quella della ragione, sulle tenebre dell'ignoranza. La mente umana si libera dalle oscurantiste credenze religiose e dalle tenebre della superstizione. In nome della fiducia nel progresso, la borghesia in ascesa lotta per porre fine al periodo oscuro dell'Ancien Régime. E anche nell'arte dei nostri due amati vedutisti, la luce irrompe da protagonista nuova. Si ricordi però che gli uomini sono nani sulle spalle di giganti. L'illuminismo francese fonda le sue radici nella rivoluzione scientifica iniziata nel 600 in Inghilterra. Ed entrambi, illuminismo e rivoluzione scientifica, esercitano la loro influenza su Bellotto e Canaletto. Ma vuole un esempio concreto? La camera ottica, tanto per cominciare, emblematica di un atteggiamento indagatore nei confronti della realtà, da chiarificare e rappresentare in modo efficace. Ma, mi ascolti bene, c'è un nome che deve ricordare, un nome tra tutti, quello di Isaac Newton, probabilmente il più grande scienziato di sempre. Newton è fisico, filosofo, inventore. Illustra la legge di gravitazione universale e costruisce il primo telescopio a riflessione. Diventa presidente della Royal Society e per un periodo anche membro del Parlamento inglese. La sua opera costituisce il culmine della rivoluzione scientifica e la sua impronta in molti campi del sapere è profonda. Una sua scoperta in particolare influenza la pittura di Canaletto e Bellotto nell'utilizzo dei colori puri, quella secondo la quale la luce è costituita da raggi colorati che hanno angoli di rifrazione differente. Newton la ottiene grazie a 3 esperimenti verso il 1665. Come? È presto detto. Fa passare un fascio di luce solare attraverso un prisma, quel prisma, e nota che la luce bianca si scompone in 7 fasci colorati di diversa inclinazione. Esatto, proprio come l'arcobaleno. Newton è convinto che i colori non siano una modificazione irreversibile della luce bianca, ma i suoi componenti. Per dimostrarlo fa ripassare attraverso una lente convessa il fascio di raggi colorati. E che cosa ottiene? Di nuovo il raggio di luce bianca! Esatto! Con un terzo esperimento, detto cruciale, dimostra poi che i raggi di diverso colore mantengono la propria colorazione e il proprio angolo di rifrazione anche passando attraverso un secondo prisma. Ma come fanno i nostri a conoscere le teorie di Newton, si chiede? Beh, ma lei lo sa bene che il vedutismo è amato soprattutto dai turisti inglesi del Grand Tour. Figure come quelle di Joseph Smith, Owen McSweeney, ma anche Anton Maria Zanetti, non si limitano ad acquistare le tele. Influenzano Canaletto, che nei loro circoli viene a conoscenza delle teorie più innovative sulla luce e mette in pratica le loro idee. E non dimentichiamo che Canaletto e Bellotto sono in contatto anche con un altro grande uomo di cultura di quel periodo, Francesco Algarotti, il quale nel 1739 pubblica un trattato che diventa presto un bestseller dal titolo Newtonianismo per le dame. Ma le influenze della cultura inglese sui nostri pittori non finiscono qui. Tanto Bellotto quanto Canaletto intendono la veduta come una percezione della realtà, fermata grazie alla camera oscura, sì, ma secondo una rappresentazione razionale.
una concezione che riflette le teorie di un filosofo inglese, George Berkeley, il cui saggio su una nuova teoria della visione, tradotto in italiano e pubblicato a Venezia nel 1732, è un vero e proprio inno all'empirismo e all'immaterialismo. Cosa vuole dire? Semplice! Beh, o quasi. Vuol dire che gli oggetti che vediamo non hanno una materialità, ma esistono solo come nostre percezioni, proprio come in un sogno. Berkeley, infatti, sosteneva che nulla esiste al di fuori della mente. Esse est percipi, diceva, l'essere significa essere percepito. Allo stesso modo, mutatis mutandis, a essere trasmessa attraverso il dipinto è la percezione dell'artista, ricreata attraverso una composizione che supera la realtà e diventa ideale. Due pittori influenzati dalla scienza e dalla filosofia, dunque, per non parlare della letteratura, anzi, ne parliamo? Vede, non tutti lo sanno, ma Bellotto a Dresda possiede la più straordinaria biblioteca mai appartenuta a un artista, almeno tra quelle conosciute. Oltre 1000 volumi, mia cara! Una cultura amplissima che spazia dai classici greci al teatro, ai libri essenziali per la professione, come il Trattato sulla prospettiva di Andrea Pozzo, e poi libri di storia, di religione, come il Corano e la vita di Maometto, e di eruditi come Scipione Maffei e Ludovico Antonio Muratori, i primi illuministi italiani, compresi alcuni volumi messi all'indice dalla Chiesa, come quelli di Paolo Sarpi. La biblioteca di una mente libera, di un pittore, insomma, illuminato. Per noi, invece, è già sera, Vuole godersi con me questa tiepida luce d'imbrunire? Ma con un buon calice di vino, magari. O preferisce nettare e ambrosia?